che tanto non reggono. Appunto, pensa se non li preparassimo nemmeno. Se fosse una volta che hanno Renzo e basta. E se ne è che ce l'hai questo? Perché sono io che ne... Okay. Certo, il nostro ufficio stampa che era una cosa... C'è un primo piano sull'ufficio stampa che si rifà le sopracciglia. Fondamentale. dobbiamo truccarci perché tra mezz'ora andiamo in scena. Questi non fanno nulla. Sono tutti a dormire. E quindi? Chiamali. L'allegria della Biagiarella. L'allegria della Biagiarella. Sempre, per spettacolo sempre. Eccolo qui. Sono molto triste, ma non perché questa è l'ultima replica, perché oggi Valentino ha perso definitivamente il mondiale per una serie. Grazie. Che diciamo di questa ultima replica? Sono molto triste ovviamente, ma non parlo perché se preferisco parola poi vengo vessata, esatto. Ah. Sì, perché dovete tutti sapere che questa è l'ultima cosa che farà Cristina Biagiarelli in campo recitativo, ma proprio l'ultima, poi smetterà per sempre. Come Lucio Battisti, come... Perché ha capito che non è la sua vita. Dillo. Dillo e giura. Dillo, dillo. Adesso lo giuro davanti a tutti, però che non fai più nulla. Giurarlo no. Perché è la mia vita, però sì, è vero. Con chi mi sostituirete? Ecco la rottura di palle, dove arriva? No, ce ne abbiamo già 3-4 volte. Siamo già la parte imparata. Tranquilla. Io mi devo premunire d'ora. Bob. Uè, Bob. Guardalo okay. Bene, perché ti invece con Antonio che c'ha a noi 18 progetti per lei. Vedremo delle belle. Ah, ah, questo è solo l'inizio. Ecco qua. Adesso mi preparo per il trucco. Sì. Chi ti prepara per il trucco? Tu. Mi metti il catrame sotto gli occhi. Non è il catrame. Che non si toglie. Questa è una signora matita. Mm-hmm. Una signora. Lei è una signora sicuro. Ciao tesori. Wow. Scarli. Non ti muovere. Ciao Scarli! Ciao! Guarda, guarda come prende vita. Sta partorendo, il personaggio che è lui. Guarda su, occhio aperto e guarda su. È fatica. Un faticaccio, però. Un mestieraccio. Un brutto mestiere. Voi senza di me sarete molto più contenti, no? Quello sì, però probabilmente scherzo, chiaramente io a Cristina voglio un bene particolare, cioè così bene che posso permettermi di prendere per il culo. Più i giochi sono stupidi prima di andare in scena, più mi rilassa. Bravo. C'è proprio un... Pensa, c'è che va in bagno e si guarda YouPorn per la stanza. Quasi pronti per il secondo atto e vediamo se Avallone è in posizione. Eccolo qua. Che è già in posizione per dopo. Siamo
secondo atto è il leggerissimo di una scena drammatica. Signore, è un professionista, sì. E adesso ci mettiamo indietro per sentire Antonio e Luca recitano. Stai dicendo che adesso che sei diventato l'Arturo che hai sempre voluto essere, vuoi tornare ad essere l'Arturo che eri ma che non volevi essere? Perché sei uno stronzo. Ah. Io però devo veramente andare. Capito, prima un attimo, ti ho trovato a casa, stiamo a 10 minuti. Sì, ma stai facendo male. Giusy, aspetta un attimo. Giusy, aspetta, ma prendiamo un caffè. Giusy! Si sta facendo tardi, diavolo! Aspetta, facetti, facetti in abbraccio. Un dro, accenna e poi ti faccio sapere. Ciao. Adesso c'è una scena particolarmente toccante e se non sbaglio adesso lui e Cristina ritorneranno piangendo tutti e due. Tra poco vediamo. Dei saluti finali. Vi salutiamo tutti quanti alla fine. Intanto salutiamo il pubblico. Se Mario fa partire la canzone. Sì, ma Mario si prende sempre qualche licenza. Sì, poetica. Poetica, su. Anche Mario comincia a improvvisare. Ci vediamo più tardi. Ciao. Ciao a tutti. Grazie. Grazie a tutti, tesori. Ciao amori, guardate, ciao, l'obiettivo. Esaltate. Guardate l'obiettivo. Ciao amore. Ciao.